Buonasera. Questa sera costruiamo un amo con la perlina, che in questo periodo, diciamo dalla fine dell'estate fino a poco tempo fa, ci ha dato delle grosse soddisfazioni. Allora, le perline che si usano sono queste. Si trovano nei centri commerciali, nei castorama, in quei reparti di bigiotteria dove si costruiscono collanine, anellini, che hanno anche i filini di ottone. L'importante, metto gli occhiali, delle perline che abbiano l'interno argentato. È difficile vederla perché sono piccole. Sono con l'interno argentato in maniera che sono molto molto luminose. Allora mettiamo via le perline. Infiliamo la perlina. E fissiamo il nostro ametto sulla nostra solita postazione. Passiamolo un po', che è più comodo. Poi, solito lavoro, usiamo il viola. Non c'è bisogno di incollare la perlina perché il filo poi la terrà bloccata per conto suo. Facciamo ancora un altro giro per sicurezza, visto che ogni tanto questa se ne va. Tagliamo e arriviamo fino in fondo. Come abbiamo fatto con gli altri due ami, con quelli precedenti. Teniamolo sempre stretto il primo giro, il primo passaggio, diciamo. Qui verso la fine inseriamo il pezzettino di crystal flash o olografico, quello che volete. Io per il momento ho sotto mano questo pezzettino di filo, che tra l'altro quel colore qui mi piace, perché dà dei bei riflessi sul verdino. Eccolo tirato e poi cominciamo a risalire. Qui abbiamo due possibilità nel risalire: o veniamo su stretti stretti con le spire unite e arriviamo fino qui alla testa, oppure, questo anche per gli altri ami fatti in precedenza, si può iniziare a fare le spire larghe. Questo, diciamo, facciamolo con le spire larghe. Anche queste si allentano. Le spire poi verranno riempite dall'olografico, dal crystal flash. Ecco fatto. La solita lottita, una goccina. Si attende un attimo. Si sporca l'amo con un po' di lottite, giusto per farla aderire. E poi si riempiono le spire con l'olografico. Si entra proprio negli spazi lasciati tra una spira e l'altra.
un po' di lottite finale. Tiro un attimo. Si taglia. A mio avviso l'amo è pronto. Lo si lascia asciugare bene. Si tagliano questi pezzettini che sono corti corti stavolta e mi fanno un po' tribolare. Uno. L'errore è averlo lasciato troppo corto. Allora tagliamolo da questa parte, così. Ecco fatto. Un goccino di lottite. Che fisserà bene. E l'amo con la perlina è pronto. A titolo informativo, io gli ami, anzi le montature, le avvolgo su questi telaietti di policarbonato. Sono fogli che si trovano nei centri commerciali, costano pochissimo, si tagliano tranquillamente con le forbici, sono sottili, abbastanza resistenti, leggerissimi e sono comodi. Vi saluto, buona giornata a tutti.